a un'altra puntata di Progetto Salute. Con noi ospite in studio il dottor Pasquale Bacciglieri, già primario della divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Melito. Io le do il benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a lei. Io volevo partire, insomma, parlando perché sarà tutto improntato su questo, la puntata di oggi, sulla prevenzione. Quindi, innanzitutto, le volevo dire immediatamente quanti anni di attività ha dedicato, ecco, alla ginecologia e perché ha scelto proprio questa disciplina. Beh, è oltre 40 anni, praticamente la mia carriera è iniziata laureato, è iniziata all'ospedale di Melito e si è conclusa all'ospedale di Melito perché io che vengo da Reggio, sono nativo di Reggio, in quegli anni avendo questo orientamento, di interessarmi di questa specialità, sono stato consigliato da medici esperti anziani dell'epoca che Melito rappresentava allora, e allora lo ha rappresentato anche in seguito, un punto di riferimento per questa specialità, non soltanto a livello provinciale, ma nell'ambito di questo territorio, dell'area meridionale, insomma della Calabria. Sicuramente a quell'epoca era un modo come per arricchirsi e formarsi le conoscenze teoriche e pratiche dell'ostetricia e della ginecologia. Allora, a proposito di prevenzione, perché insomma alla fine è giusto parlarne, ne abbiamo parlato anche con altri specialisti, con lei in particolare, proprio perché è un problema che riguarda anche questa branca, insomma, della medicina. Come mai ci sono molte donne, molte persone comunque che ancora fanno fatica a prevenire, cioè a fare dei controlli che possano essere preventivi proprio per evitare, ecco, dei problemi ben più gravi dopo? Purtroppo questo è un problema che ci portiamo dietro, anche se rispetto a quegli anni a cui mi riferivo prima, tante cose sono cambiate, però ci portiamo dietro ancora delle situazioni che rendono ancora non applicato, non dico al 100%, ma per buona parte quelli che sono i dettami della medicina, perché gli antichi, la scuola salernitana, è una storia che dura dai secoli. La medicina ha un ruolo importante, gli hanno esercitato gli arabi, poi fondamentalmente l'abbiamo ereditata, ma l'Italia è stata uno dei centri di cultura anche nei secoli scorsi. E tante scoperte sono dovute nell'ambito della medicina proprio ad italiani. È stato quello di prevenire piuttosto che curare, per mille motivi, anche, diciamo, anche egoistici. E prevenire significa non incorrere in malattie che possono essere invalidanti, che possono portare a inabilità temporanea o addirittura a situazioni molto più gravi che rendono un soggetto invalido definitivamente, completamente, o addirittura determinate malattie, specialmente nel campo dei tumori, anche all'estremo della perdita della vita. Quindi tutt'oggi ancora ci sono delle aree in cui non viene applicata per niente, insomma la prevenzione non viene fatta come sistema, come screening. Eppure, nell'era della globalizzazione questo non dovrebbe più esisterci. E nell'ambito di cui mi interesso io, che è la ginecologia e l'ostetricia, quindi nell'ambito praticamente le problematiche della prevenzione della sfera della donna, non tanto della sfera genitale, ma globalmente, insomma, tante cose si sono ottenute, ma tanto c'è da fare ancora. Certo. E nei vari settori, cioè, quindi mi piace richiamare l'inizio, perché l'ospedale di Melito aveva un centro, il centro tumori, nato proprio per la prevenzione dei tumori dell'utero. E negli anni 60-70
Era un'isola rispetto alla realtà territoriale, tant'è vero che uno dei motivi che mi ha attirato verso quest'area, questa attività lavorativa, è stato proprio questo, perché l'ostetricia la specialità mia è formata l'ostetricia e ginecologia. E allora l'ostetricia ha degli ambiti importanti, eccetera, ma la ginecologia, specialmente nell'ambito chirurgico e della prevenzione dei tumori, qui veniva fatta ed era aggiornata a quelle che erano le realtà nazionali del tempo, cioè a Melito si faceva quello che si faceva anche nei grandi ospedali del nord, del centro e delle università. Quindi era qualcosa di particolare, ecco, anche sentita dalla popolazione. Certo, allora cosa è cambiato da quando è iniziato lei, quindi dai suoi esordi Beh, fino ad ora? è cambiato tanto perché quando ho iniziato io c'era poca tecnologia, poca strumentazione di supporto. Basti pensare che per sentire il battito fetale in una donna nei mesi alti di gravidanza, nell'ultimo trimestre, ci si serviva di uno strumento di legno. Lo stetoscopio si poggiava sull'addome della donna e allora si auscultava sto battito che aveva, si poteva contare al massimo la frequenza ed altro. E via via abbiamo visto nascere e la visita si faceva manualmente era importante la semeiotica, cioè conoscere i segni, i sintomi. Era importante e lo è tutt'oggi. Nonostante la tecnologia, perché senza questo la tecnologia sarebbe di ausilio, ma non sarebbe sufficiente a fare diagnosi. E quindi ci sono state acquisizioni, specialmente negli ultimi 25 anni, via via, uno dietro l'altro a livello strumentale, è nato l'ecografo, è nato che ci consente di senza avere l'invasività e l'effetto nocivo delle radiazioni, perché altrimenti l'alternativa era, immagino un po', quando avevamo un sospetto di una donna che si trovasse in gravidanza, ma non avevamo la certezza se sto bambino a termine fosse in presentazione naturale la più importante, la più frequente, cioè di vertice, diciamo noi, a testina in giù verso il canale del parto, e avevamo il sospetto o che fosse in presentazione podalica di piedi, oppure che fossero più di due bambini, due gemelli, per esempio, non si sapeva. E allora si ricorreva alla radiografia, però aveva sempre, era un rischio perché erano radiazioni, e quindi l'ecografia, quindi tante strumentazioni che ci consentono di affinare e migliorare la diagnosi, e quindi tante cose, è cambiata completamente in sostanza. Quindi, nonostante insomma, il progresso, purtroppo ancora noi abbiamo delle riserve a rivolgerci come verso lo specialista, insomma, proprio per la prevenzione, a cui torniamo, perché insomma, ancora non c'è questa cultura, oserei dire, della prevenzione. Torno a ripetere, è una fetta che si è sempre ridotta, però è significativa ancora. E poi non c'è coordinamento, cioè non c'è una rete. In Calabria, per esempio, tanto per farvi un esempio pratico, è di pochi mesi fa l'approvazione di una legge che prevede l'istituzione del registro dei tumori. Cioè io devo sapere nella nostra realtà. Non solo devo fare prevenzione, quindi cercare di sottoporre la popolazione in generale ad esami di screening per individuare i fattori, prevenire o individuare delle patologie a rischio, che non sono soltanto i tumori, ci sono anche le malattie infettive, e oggi ci sono le malattie sessualmente trasmesse che sono ad alto rischio perché possono favorire la diffusione di malattie che portano fino al tumore. E c'è una stretta, è degli ultimi anni la scoperta che c'è una stretta correlazione tra un'infezione di natura virale, il papillomavirus, e l'insorgenza del tumore del collo dell'utero. E allora
oltre a questo, però se io non so che incidenza ha il fattore di rischio che può provocare maggiormente questa malattia in questo territorio rispetto a un altro, cioè è come continuare a fare conti con la matita e gli appuntini sulla matita nell'era in cui c'è il computer che ci può dare una visione organica e sistematica, una fotografia, come dire, un inventario dell'esistente, lo stato in quel momento in tempo reale di quanta patologia abbiamo e dove dobbiamo dedicare le nostre attenzioni di più rispetto a un altro territorio che invece osserva la prevenzione in maniera più rigorosa. Quindi dove intervenire maggiormente, esatto, proprio in questo senso. Allora, in questi ultimi decenni come si sono evolute, insomma, le conoscenze in ginecologia sia dal punto di vista delle patologie che della prevenzione delle stesse? Ci sono stati passi da gigante, si sono scoperte delle malattie che si ignoravano completamente. La più significativa, avrà sentito parlare di una malattia che non è di natura tumorale maligna, ma si comporta come se fosse un tumore e che riveste addirittura lo Stato le ha riconosciuto un carattere sociale, che è una malattia, si chiama l'endometriosi, che è una patologia che porta molti danni, colpisce soprattutto le donne giovani, anche se di recente si è visto che anche le donne ultra quarantenni possono essere affette da questa malattia, e gli strumenti in questo caso, l'acquisizione delle tecnologie moderne, l'ecografia, la chirurgia meno invasiva, la chirurgia endoscopica, la chirurgia laparoscopica, che si avvale di strumenti, ecco, un po' come le telecamere che ci seguono in questo momento, ci osservano e ci ascoltano, oggi vengono utilizzate delle mini telecamere collegate a strumenti che riescono a entrare nel corpo umano, nella cavità addominale, e ci consentono non solo di vedere e quindi di fare una diagnosi precisa di quello che di patologico c'è, ma ci consentono anche di risolverlo, cioè di trattarle chirurgicamente senza aprire più l'addome come facevamo 40 anni quindi fa. Non invasivamente. Quindi e via dicendo. Ho citato questa perché è emblematica, perché è una patologia che consente, che si è avvalsa di questi progressi per essere evidenziata ed è molto frequente. E fare una diagnosi preventiva consente, risparmia anche, parliamo in questi tempi di risparmio di spesa, no? Usano il termine inglese, la spending review in sanità, la sanità è il guaio più grande secondo una interpretazione scorretta ma corrente, che la sanità determina i deficit di bilancio dello Stato, ma non è così, perché se non si acquisiscono man mano che si acquisiscono le tecnologie, se non le si utilizzano, ma per utilizzarle deve essere distribuite sul territorio, perché se mi fanno una diagnosi a Torino, a Bologna e a Palermo e a Messina o a Reggio Calabria, a Melito, non viene fatta, io che prevenzione ho fatta? La prevenzione deve coprire a macchia d'olio tutto il territorio nazionale, e quindi qui ci sono dei costi, però prevenire queste malattie che ristolgono le donne dall'attività lavorativa, una complicanza grave di questa malattia è la sterilità, l'infertilità, perché si danneggiano le strutture preposte al concepimento e quindi si capisce bene cosa comportano. Esatto, ancora una volta, insomma, voi specialisti non siete messi tanto in condizione proprio No, c'è sempre la solita guerra tra controllo della spesa e prevenzione delle malattie, non vanno d'accordo, perché è chiaro che non si può cercare, continuare a sentire il battito con lo stetoscopio di legno, perché ovviamente
è assurdo, no? È un po' come tutti i progressi, l'informatica, i computer, i telefonini, tutto quanto, non hanno, comportano una spesa, però da un lato, ma quante spese, quante risorse in meno vengono utilizzate e quante cose possono essere risolte contemporaneamente e rapidamente. E poi possono salvare delle vite, alla fine, anche se la questo, cosa più... Anche se questo può comportare una perdita di posti di lavoro. Quindi ci sono, in ogni cosa ci sono i pro e i contro. A proposito di malattie dell'apparato genitale femminile, quali sono le più frequenti e anche le più temibili, insomma le più gravi? E le più temibili le ho accennate poc'anzi, cioè le più temibili sono principalmente la prima prevenzione, e in questo si sono fatte veramente dei grandissimi passi, la prevenzione dei tumori dell'apparato genitale, in particolare quelle del collo dell'utero, che si è cominciato nel dopoguerra con un esame, lo striscio, il famoso test di Papa Nicolao o PAP test, come viene definito, dall'iniziale del cognome dell'autore, era un medico greco che scoprì che strisciando con una spatolina di legno sul collo dell'utero di una donna si possono poi riportare su un vetrino delle cellule che opportunamente colorate con dei coloranti poi possono essere lette al microscopio, e questo consente di individuare se la morfologia, la tipologia di queste cellule, e quindi poterle classificare tra cellule normali o cellule alterate o patologiche. Quindi si stabilisce una classe, allora si dividevano in 5 classi. La prima classe ovviamente era caratterizzata da cellule normali, la seconda da cellule leggermente alterate per fatti infiammatori, e la terza classe cellule dubbie, e la quarta e la quinta cellule positive, quindi per la presenza di un tumore. E questo ha consentito di abbassare notevolmente l'incidenza di questo tumore negli ultimi 50 anni ad oggi, non solo, ma oltre a prevenirlo, ha consentito di coglierlo nella sua fase iniziale di insorgenza. E tutte le patologie, compresi i tumori, se vengono colti ai primi segni, ai primi sintomi, consentono una guarigione spesso e volentieri definitiva, come nel nostro caso. Oggi difficilmente si muore per un tumore del collo dell'utero. 50 anni fa ne abbiamo viste tante morire, perché c'era anche la storia: per fare questo esame bisognava sottoporsi a visita ginecologica, e allora per un fatto così, per pudore, poi in base alle donne, all'area territoriale, ora c'era un fatto sociale, c'era un fatto culturale, ma soprattutto 50 anni fa, 60 anni fa c'era una forma di pudore che allontanava, non avvicinava le donne a sottoporsi, quindi per ovvi motivi, no? E questo però da una parte causava il loro male, perché anziché cogliere un tumore alla fase iniziale, lo si coglieva alla fase avanzata, quando le probabilità di guarigione o di sopravvivenza erano molto scarse. Mentre oggi è esattamente l'opposto. Per fortuna. È così nell'ambito dei tumori. Poi, glielo accennavo prima, accanto ai tumori ci sono le infezioni portate dai germi, dai batteri, dai virus, dai protozoi. E oggi pensi che ogni anno nel mondo ci sono 300 milioni di nuovi casi ogni anno di malattie sessualmente trasmesse, cioè malattie infettive contratte per inosservanza delle regole che sono tante di igiene, di attenzione nei rapporti, di eliminazione dei fattori di rischio che possono essere ambientali, di igiene, tante cose che insomma non possiamo scendere molto nei dettagli. I fattori di rischio, in effetti, quali sono quelli più E allora, esistono, la più pericolosa, si è visto per esempio, l'ho detto prima, che il tumore del collo dell'utero nel 99% dei casi
si è scoperta qual è la causa che lo determina ed è un virus. Un virus che si chiama papilloma virus, che un po' appartiene a una famiglia di virus che sono, ne esistono circa oltre un centinaio di sottotipi, ma sono tutti della stessa famiglia. Pensi che, ecco, tanto per così, forse più conosciuto sotto altri aspetti, è il virus, appartiene alla famiglia di quei virus che determinano le verruche che insorgono nelle parti del corpo, nelle mani, che in passato si curavano, si bruciavano, eccetera, ma non si sapeva l'origine da che cosa. Poi si è scoperto che erano origini virali. E allora un sottotipo di questa famiglia causa, nel 99% dei casi, è la causa del tumore. Tanto è vero che oggi, cioè parliamo oggi, quando parliamo di oggi, parliamo degli ultimi, dell'ultimo decennio, no? Ecco, degli ultimi, gli ultimissimi anni. Vengono vaccinate le bambine, esatto, ultimamente. Ecco, non lo so perché anche le stavo dicendo. Mia figlia quindi, è stata... Ecco, visto che si è scoperto che il virus, si è trovato l'antidoto, cioè la medicina che previene l'insorgenza. E com'è il vaccino? C'è un vaccino specifico contro questo virus. E c'è un paradosso, ecco, tornando alla domanda che mi ha fatto all'inizio, sulla diffusione della prevenzione, io le ho detto che si sono fatti progressi, però non è messa in rete, non è diffusa capillarmente in tutto il territorio nostro della regione, no? Contrariamente a quanto avviene nelle regioni del centro-nord, dove questo è già, la prevenzione copre oltre l'80% della popolazione. Da noi siamo a valori molto, molto, molto più bassi e a isole felici, come si suol dire. C'è un paradosso, perché mentre la prevenzione ancora non ha preso piede in maniera capillare e in elevata percentuale, invece la Calabria è una delle regioni ai primi posti in Italia che è ricorsa, ha diffuso il sistema della vaccinazione. Quindi sembra un'incongruenza, perché tu prevenire non la previene, e poi perché si pensa che facendo il vaccino scompare la malattia. Non è così, perché se non, perché questo si può essere vero sulla popolazione che non è stata colpita ancora dal virus, tant'è vero che la prima dose si consiglia deve essere somministrata alle bambine intorno tra i 12 e i 13 anni. E c'è presso, con lo stesso sistema con cui si fanno gli altri vaccini, ecco, si fa in 3 volte, la prima dose, la seconda a 2 mesi dalla prima e la terza dose a 6 mesi dalla prima, si fanno, quindi ci sono 2 richiami. E si è visto che c'è una buonissima efficacia che si può fare anche a delle persone adulte, però la migliore risposta è somministrare il vaccino, perché c'è un discorso, come avviene questo contagio? Allora, cioè, precisiamo questo, certo. Il contagio appartiene, abbiamo detto, alla categoria delle malattie sessualmente trasmesse, quindi lo dice la parola stessa, essendo un virus il contagio avviene attraverso i rapporti sessuali, che il contagio quindi avviene tra uomo e donna, quindi c'è un soggetto che è portatore di lesioni di questo virus che lo contagia. Come si può contagiare qualunque malattia virale, come si può contagiare la varicella, il morbillo e altre malattie più semplici o più frequenti, no? Il vaccino, dicevo, agisce su chi ancora non è entrato, meglio, molto meglio, dà un'immunità completa in chi ancora non è entrato in contatto col virus. E allora agisce, ma se, perché? Perché devo dire un'altra informazione che è importante. Non è che se una donna contrae l'infezione da virus papilloma, non è che il 100% delle donne che entrano in contatto col virus del papilloma sviluppa
la malattia, cioè andrà incontro al tumore. C'è le difese dell'organismo, le difese immunitarie naturali dell'organismo, il più delle volte, nell'arco di 6 mesi, 1 anno, lo debellano, fanno scomparire l'effetto del virus. Tant'è vero che c'è una accertata, una guarigione spontanea in questi casi che tocca oltre il 70-80%. Cioè, quindi il messaggio qual è? Che non bisogna avere paura. Quando si sente parlare, c'è presenza nello striscio, ma più che nello striscio c'è un esame specifico, cioè sempre un prelievo come si fa per lo striscio, si bagna un tamponcino sulle secrezioni del collo dell'utero, poi lo si mette in una provetta, sto tamponcino, in una provetta in cui c'è un liquido particolare e si porta presso un laboratorio. Questo laboratorio analizza i frammenti, i residui di secrezione che si portano dietro delle cellule, un po' come avevo detto per il PAP test, e viene analizzato, si fa la ricerca del DNA, perché del DNA del virus. Allora, se c'è presente il DNA del virus, l'esame è positivo per la presenza del papilloma virus, ma non solo, con questo esame si riesce a stabilire quale dei 100 ceppi di virus si trova in quella secrezione, perché non tutti i ceppi di virus sono responsabili, sono altamente patogeni, che patogeni vuol dire che hanno una capacità di provocare la malattia molto di più rispetto a un altro ceppo che invece ha una bassa capacità. Quindi alcune infezioni possono causare delle malattie più gravi, insomma. Certo, e allora esistono 4 ceppi, il 6, l'11, il 16 e il 18, questi sono i 4 ceppi pericolosi. Se si accerta questa presenza, allora si sottopone la paziente a controlli e si vede che alla fine scompare nell'80% dei casi. E per manifestarsi, per evolvere una lesione a rischio, impiega 10 anni. Quindi quando si sente parlare di questo virus non bisogna entrare in paura, in allarme. Ci sono le soluzioni. Il più delle volte ci sono le soluzioni per eliminarlo lo stesso. E quindi vanno di pari passo. Quindi quando si parla di prevenzione bisogna abbracciare questi due campi fondamentalmente, che sono le patologie a rischio per la donna e che si collegano molto all'aspetto prevenzione, perché ci sono delle malattie che non consentono di fare una prevenzione. Per esempio, accanto ai tumori del collo dell'utero c'è un altro tipo di tumore che colpisce, mentre il tumore del collo dell'utero è più presente nelle donne in età giovanile, il picco di incidenza è tra i 30 e i 40 anni, però la malattia comincia, abbiamo detto, 10 anni prima. Poi ci sono quelle del corpo dell'utero, che è un'altra, la parte interna dell'utero, quella in cui si forma la mestruazione, in cui si annida la gravidanza, che è l'endometrio. Anche qui si sono fatti notevolissimi progressi e si può prevenire nelle forme iniziali. Quella più pericolosa è l'ovaio, perché l'ovaio non c'è un sistema di prevenzione efficace ancora. Ma non dà sintomi, piuttosto silenziosa. No, può dare dei sintomi sfumati che possono essere confusi con un disturbo intestinale, con un piccolo dolore mestruale. Sono sintomi a volte sfumati, che spesso vengono sottovalutati. Purtroppo quando intanto la malattia evolve e va nelle fasi più avanzate, negli stadi più avanzati, è difficile coglierla nelle forme iniziali, come si fa col PAP test col collo dell'utero, o come si fa con l'ecografia interna al corpo dell'utero. Collo dell'utero e corpo dell'utero oggi si possono prevenire, ma in maniera in percentuale molto elevata, o quantomeno essere colti nelle fasi iniziali. Endometrio, l'ovaio un po' meno. Però il dovere di tutto il sistema sanitario, perché deve abbracciare il medico, lo specialista, il medico di famiglia,
il pediatra che segue la bimba, perché le bimbe sono seguite, hanno il pediatra libera scelta fino a 14 anni, mi pare, sì. se non sbaglio. E allora questo sistema deve comunicare, deve essere uno scambio di informazioni, la cosiddetta rete, e non mi stancherò mai di parlare della rete, perché solo così, perché un solo individuo, un solo specialista non può seguire tutti gli aspetti, le fasi della vita, quindi ci deve essere questo sistema. Deve lavorare in sinergia, praticamente. In sostanza. E a proposito di prevenzione, quindi di esami da fare, proprio per evitare di arrivare a complicanze maggiori, il pap test da che età allora, consiglia di effettuare? Ci sono delle linee guida, come oggi ci si muove, i progressi della medicina hanno consentito, parlando dei registri dei tumori, ma anche delle strumentazioni, di tutti i sistemi che consentono di studiare tutti i casi che si presentano e dello scambiarsi delle informazioni, ha consentito di emanare delle linee guida comuni, cioè sono dei percorsi diagnostici condivisi dalla comunità scientifica e che ognuno segue quel percorso. È come, scusi il termine, banalizzo il concetto, è come una ricetta che prevede per cucinare, per preparare un cibo, un dolce, eccetera, c'è un percorso da fare, dalla preparazione alla cottura e via dicendo. No? Se non si rispettano quelle regole, ovviamente non può uscire il ecco, bene. Ecco, è qui lo stesso. Ma io penso in ogni campo dell'attività umana, dalla più semplice, dalla più comune alla più sofisticata, se non si rispettano le regole, e ci sono delle linee guida. Allora si è visto che il PAP test, che è gratuito e che viene effettuato nelle strutture pubbliche, nei consultori, prevede che bisogna cominciare a farlo dall'età di 25 anni fino all'età di 65 anni. Quante volte? Allora, si fa intanto una prima volta. In base all'esito di questo esame, se l'esame è normale, oggi è previsto che si può fare tranquillamente dopo 3 anni. Quindi ci può essere, è codificato che c'è un intervallo di 3 anni. E si fa fino a 65 anni. Se non si accerta nessuna alterazione, quindi questa donna, prendiamo ad esempio una donna, un modello di donna ideale, questa donna non ha avuto mai ogni 3 anni risultati negativi, quindi non c'è stata mai presenza di sospetto, di tumore altro. Al compimento del 65° anno di età cesserà di fare lo screening perché non ci si è visto dallo studio dei casi presentati, dalle statistiche mediche, eccetera, che non c'è possibilità che possa insorgere il tumore, questa, perché, come le ho detto prima, impiega almeno 10 anni per arrivare a essere al primo stadio, quindi ancora trattabile. E siccome i dati epidemiologici, i dati statistici dicono che la vita media, no, ovviamente fatte salve le eccezioni, la vita media della donna oggi, secondo l'Istat, è intorno agli 83-84 anni, la durata della vita media, e dell'uomo 2-3-4 anni di meno, intorno ai 79-80, è inutile continuare a fare l'esame. Invece, se un esame nel corso di questo periodo, dai 25 ai 65 anni, viene da un esito dubbio o alterato, allora anziché fare, ci sono degli esami aggiuntivi da fare. Questo è l'esame di primo livello, si chiama prevenzione primaria. Se dà dei segni di sospetto, di qualcosa che non quadra, allora si richiama la donna e si sottopone a un esame aggiuntivo che si chiama colposcopia, cioè dire, è uno strumento, è una specie di telecamera con lo zoom che si introduce lo speculum nei genitali della donna e si guarda con questo strumento che è fornito di una sua luce ad immagine ingrandita 10-15 volte e si esamina la struttura ed eventualmente, se c'è un ulteriore sospetto, sotto la guida di questa ottica, di questo colposcopio, si può fare un prelievo, la cosiddetta biopsia, di un frammento della zona che sembra sospetta.
questo esame viene inviato all'anatomopatologo, viene fuori un risultato, un referto istologico che dirà no, non è nulla, oppure se c'è dell'altro, se c'è una lesione, addirittura si riesce a cogliere un tumore, si avvia e fa il percorso del trattamento del tumore. Se invece la colposcopia è negativa, rientra tutto nello screening triennale e così via. E questo per... c'è anche in questo caso, nei casi più gravi, anche l'asportazione, diciamo. Certo, se uno trova... No, allora, anche qua si va per gradi. Se si accerta la presenza di un tumore del collo dell'utero, si ricorre, l'esame istologico ci dirà a quale categoria, a quale classe, a quale stadio attribuire questo tumore. Se è un tumore al primo stadio, il tumore si chiama tumore iniziale o CA, per semplificare, chiamiamo tumore perché le persone non capirebbero. CA cosa vuol dire? Tumore al primo stadio significa che è in situ, cioè che non invade lo strato sottostante. Immagini un pavimento e allora uno prende un pezzo di pavimento che comprende la mattonella e il cemento, lo strato di cemento che c'è sotto. Il primo stadio significa che il tumore è limitato alla mattonella, non scende sotto verso il cemento, non è invasivo, non invade. Allora in questi casi non è necessario togliere l'utero, basta togliere la parte del collo, con un termine medico si dice conizzazione. E come facendo sempre, tornando al paragone banale, però per rendere meglio l'idea, è come quando a presente, quando ci capita un frutto, una mela che ha una piccola area circolare che è troppo matura, quasi e si vede quel cerchio marrone, ecco, e tutta la bella mela intorno è buona. Che cosa fa uno per non buttarla? Incide intorno nella parte sana, butta la parte marcia e si gusta la mela. Lo stesso si fa con il collo dell'utero quando è allo stadio iniziale, questa è la conizzazione. Se invece scende il tumore sul cemento, allora in quel caso si va a essere più radicali, nel senso si toglie tutto l'utero e così via, se più avanzato si toglie qualcos'altro che ci sta intorno all'utero. Però ecco, l'obiettivo della prevenzione è, come ho detto all'inizio, è quello non trovare mai forme invasive, ma trovare forme al primo stadio. E più prevenzione capillare, più donne si sottopongono precocemente a questo esame, più è facile trovare all'inizio il tumore anziché. E questo vale per tutti i tumori. Qual è il problema? Ci sono alcuni tumori, lasciamo stare quelli della donna, ma in generale alcuni tumori nei confronti dei quali è possibile fare questo, altri tumori invece non è possibile, ma dove è possibile è doveroso farlo, e farlo con impegno, con attenzione e diffondendo questa cultura della prevenzione. Quindi praticamente potrebbero esistere delle strategie in questo senso, degli accorgimenti che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie, di arrivare a questa determinazione. Certo, si deve cominciare. Intanto sarebbe opportuno cominciare dalla famiglia, perché le mamme o le nonne o le zie sono state sempre magari noi maschietti quando eravamo ragazzini non tanto, ma delle bimbe sempre c'era qualche familiare che, insomma, penso, almeno per quanto mi riguarda, io ricordo che succedeva così. E allora dalla famiglia cominciare a preparare, a rispettare le regole, ma non soltanto nell'ambito della sfera genitale, le regole in generale, l'igiene, la scuola, l'igiene alimentare, l'igiene personale, uno stile sano, abitudini di vita sane, no? E questo è importante. E poi man mano che crescono a livello di scuola e così via, andando avanti, l'informazione, l'educazione sessuale è importante, perché tante di queste patologie
che sono collegate particolarmente, il collo dell'utero, ho detto prima, è strettamente legato con le malattie sessualmente trasmesse. Nascono perché? Dall'inosservanza di queste regole, perché è un fattore di rischio. Il virus perché agisce? Abbiamo detto, tanto per semplificare, perché c'è, non c'è come dire, una regola nel comportamento sessuale, perché, senza entrare in dettagli, ma uno dei fattori che moltiplica il rischio è i rapporti non protetti, come per l'HIV, no? Utilizzare dei sistemi di protezione, oppure purtroppo la promiscuità, la scarsa igiene, il numero dei partner, purtroppo capita anche questo, no? Noi non è inutile che ci nascondiamo come lo struzzo con la testa sotto la sabbia, però queste sono si esce fuori dalle regole, non li chiamiamo abusi, però non sono osservanza di regole. È come sedersi a tavola e pranzare e non lavarsi le mani, e non è qui. Quindi tutto questo rispetto di regole può comportare, ma se non si diffonde la conoscenza, da che cosa deriva? Dall'informazione. L'informazione non è che uno nasce informato. E allora ci deve essere chi è nato prima, sarà il medico, sarà l'assistente sociale, sarà l'insegnante, sarà la mamma, ognuno per la sua parte, compreso il medico, compreso le ostetriche, che ci sta nei consultori, però devono lavorare, non basta che ci siano aperti. E allora dare questa informazione nei modi corretti, senza ognuno deve fare un uso delle parole, rapportandole all'età, al periodo dell'età e così via. E tutto questo, e accanto a questo cominciare a dire, sai, se ci sono questi problemi, allora c'è questa possibilità, sottoporti alla prevenzione, ti rivolgi a una struttura pubblica, al consultorio, al medico, all'ospedale, e fai gli esami, tutti gli esami, come se uno ha il dubbio che possa avere, ha una malattia, se ho la febbre, se ho qualcosa, vado a fare gli esami del sangue. Ma io non devo aspettare di avere la febbre in questo caso, perché lì siamo già in presenza di malattia, a maggior ragione se ho la possibilità di prevenirla, è tutto questo. E quindi particolarmente, insomma, il caposaldo, i grandissimi risultati si sono ottenuti con il Pap test. Questo è ormai codificato nel mondo. Rispetto a 50 anni fa, difficilmente, intanto è vero che quando si coglie, noi per inciso, no? Noi adesso c'è stato con i fattori dell'immigrazione e con la globalizzazione, le malattie sessualmente trasmesse perché si trasmettono? Perché c'è uno scambio continuo di popolazione che vengono da altri continenti, da altre abitudini di vita, da aree dove non c'è un servizio sanitario che vada alla prevenzione. Noi dicevamo che ancora abbiamo delle isole che non rispetta queste regole, ma immaginatevi in alcune zone del mondo dove non arriva manco la presenza del medico, no? Quante possibilità che possano attecchire queste malattie. Ma non solo, le malattie non atteschiscono lì, perché con i flussi migratori, chi parte da lì, le malattie, ma non solo le malattie sessualmente trasmesse, ma tutte le infezioni, basta pensare all'influenza, e nascono sempre nuovi virus. Perché? Perché più infezioni ci sono, più colpiscono l'uomo, più si scambiano i contagi, e il contagio ormai è globalizzato, non c'è, ci sono gli aerei, c'è tutto. Il mondo, il progresso porta, come diciamo sempre, c'è il lato positivo e il lato negativo. Anche per quanto riguarda l'incidenza di nuovi virus che si sono scoperti in questi ultimi decenni, anche virus di cui ancora non si conosce. Certo, adesso c'è l'ultimo virus che lo trasmette la zanzara, il Zika, no? E che se contratto da donne che poi vanno in gravidanza, porta lesioni al feto gravi, come lo sviluppo ridotto della testa, la microcefalia, che porta a danni particolarmente severi, ecco. E c'è tutto, quindi, come vedete, quindi è un continuo rincorrersi tra la prevenzione, la terapia
si trova la soluzione e salta fuori un altro problema. E quindi è un continuo divenire, però noi abbiamo il dovere di applicare le regole e le procedure che conosciamo e diffonderle. Soltanto così si può ridurre, eliminare completamente è difficile, però ridurre notevolmente. Però non è utopistico, speriamo quantomeno. No, ma è sempre una legge, è la legge dell'uomo che sempre rincorrere conquiste e poi nuove conquiste, intanto poi vengono superate, fa parte dell'attività umana. A proposito, ho detto di malattie importanti, anche c'è il cancro della cervice uterina che insomma anch'esso è il secondo tumore più frequente nelle donne. Come si manifesta, se c'è una possibilità di intervenire anche qui, insomma, tempestivamente? A proposito del cancro della cervice uterina. Il cancro della cervice, ne abbiamo parlato adesso, della cervice, del collo dell'utero, della cervice, dell'endometrio. Perché dell'endometrio colpisce. Allora vi dirò di più. Il cancro dell'endometrio è aumentato perché? Per due motivi. È aumentato intanto perché, mentre prima era molto più frequente quello dell'utero, della collo, ecco, del vigeo collo. Perché avendo adesso ridotto, colto preventivamente, si è abbassata notevolmente la morbilità e la mortalità per tumore del collo dell'utero, mentre infatti ogni due casi di tumore del collo dell'utero ce n'era uno dell'endometrio, ora il rapporto si è annullato o quasi invertito, sono più frequenti perché? Perché intanto colpisce le donne in età più avanzata, è tipico delle donne che vanno in menopausa, è un tumore che compare dopo la menopausa, dopo la perdita delle mestruazioni, anche se ci sono delle forme che colpiscono anche a 40 anni e anche prima, però sono rare, la percentuale più grossa colpisce le donne in menopausa, primo. E secondo, essendosi allungata rispetto a 50 anni fa la vita media, il tasso di sopravvivenza delle donne, di sopravvivenza, perché 5, 6, 8 anni in più, adesso si è arrivati a 84 anni, abbiamo detto, magari 50 anni, 60 anni fa era più verso i 70 anni, 72, 70, insomma, essere aumentata di 7, 8, 10 anni significa che le donne hanno possibilità di svilupparlo, un maggior numero di donne, a parte il fatto che è cresciuta pure la popolazione mondiale, no? E poi è legato a fattori di rischio, mentre lì non c'entra più il virus nel tumore, nell'insorgenza del tumore dell'endometrio, è legato più a fattori quali lo stile di vita, l'obesità, quindi anche il diabete, il sovrappeso, obesità. Il diabete, l'ipertensione arteriosa, cioè rientra nella cosiddetta categoria di quelle patologie legate alla sindrome metabolica, perché si eliminano prodotti tossici o altro. Poi ci sono anche dei fattori protettivi e dei fattori di rischio. Nelle donne che non hanno avuto gravidanza, per esempio, è più facile, nessuna gravidanza, è più facile sviluppare il tumore dell'endometrio rispetto a donne, per esempio, che hanno avuto molte gravidanze. Ma oggi donne che hanno molte gravidanze, quando parlo di molte gravidanze, io parlo non di due o tre, ma parlo di 4, di 5, di 6 o di 7. Quando lei mi ha fatto la domanda com'era quando ha cominciato lei, ecco, qua c'è una grandissima differenza. Si sono diminuite quando le ho cominciato io, 40 anni e passa fa, era frequente quando si compilavano le cartelle cliniche all'atto del ricovero, si fa l'anamnesi, e allora era frequente sentirsi dire quante gravidanze ha avuto prima di questa. E la risposta era 5, 6, 7, 8. Qualcuno arrivava anche a superare la decina. Ora è rarissimo. Oggi sentire parlare di una donna che ha avuto 4 gravidanze prima di quella attuale, significa trovare un ago in un pagliaio. E quindi c'era più protezione. Nella sostanza, andiamo alla prevenzione. Allora, torna anche qua quello che ho detto prima, lo stile di vita, quindi il sovrappeso.
l'utilizzo di farmaci, il fumo, il diabete e l'ipertensione sono, e poi ci può essere anche una predisposizione di carattere genetico, familiare. Quindi scusi, se abbiamo avuto per esempio in famiglia dei casi in cui un parente, insomma, strettamente legato, si parla di madre, zie, ecco, sorelle, ecco, in questo senso. Allora giustamente le figlie comunque. Questo si accomuna col problema del tumore della mammella. Sì. Perché ci sono dei geni, si è visto dei geni che sono comuni fra. Fra questi due tumori, e allora se ci può essere una certa familiarità, mentre lì il contagio è casuale, no? Nel collo dell'utero, sì. Il virus non è che si trasmette per ereditarietà, il contagio è in presenza, ci deve essere un altro soggetto infettante. Qui invece ci può essere una predisposizione, come ci può essere la predisposizione a sviluppare il diabete, le malattie cardiovascolari. Quindi, essendo legato al fattore metabolico, la familiarità, tra virgolette, non proprio pura familiarità, ma una predisposizione ci può essere. Quindi però anche qua la prevenzione è possibile oggi. E per semplificare molto, sarebbe opportuno che tutte le donne in menopausa, oltre a sottoporsi fino a 65 anni al controllo per fare il pap test, devono fare un controllo. Una visita ginecologica ovviamente, e contestualmente fare un esame con l'ecografia. Con l'ecografia che non quella per via addominale, transaddominale, ma l'ecografia interna per via vaginale, cioè, che consente di vedere molto meglio i dettagli particolari, come è costituita la cavità interna dell'utero. L'endometrio. Nelle donne in menopausa, l'endometrio, che è la mucosa che riveste, immagini, torniamo ai paragoni, ecco, quanto per rendere un po' più chiara l'idea, immagini un muro fatto di mattoni, ovviamente sul muro, noi non sappiamo il muro di questa stanza se è di mattoni, sicuramente sarà di mattoni, però è rivestito dall'intonaco, l'intonaco certo. A sua volta è dipinto, no? Allora, paragoniamo l'endometrio all'intonaco e i mattoni alla parete dell'utero, al muscolo, ecco. Allora, nelle donne, fino a quando non vanno in menopausa, il rivestimento, l'endometrio, l'intonaco, dà luogo ogni mese alla mestruazione, perché si stacca e dà luogo, elimina all'esterno il flusso mestruale e si porta dietro l'intonaco. Nell'arco di 28 giorni l'intonaco ricresce per azione degli ormoni prodotti dall'ovaio e si attacca nuovamente sul muro. Quando la donna va in menopausa, questo ciclo finisce. E allora, come dire che il muro resta quasi denudato, c'è un intonaco virtuale sottilissimo, sottilissimo proprio. E allora si va a fare l'ecografia. L'ecografia ci fa capire lo spessore, noi misuriamo con l'ecografia interna lo spessore di questo intonaco, dell'endometrio. Se lo spessore dell'endometrio è inferiore a 4 mm, non c'è nessun problema. Se lo si trova superiore a 4 mm, 6, 8, 9 mm, il doppio, 10 mm, il triplo, sì. Allora lì bisogna andare a indagare perché ha questo spessore, perché non deve essere così. E allora si ricorre a un esame. Una volta, 40 anni fa, noi facevamo il raschiamento, cioè si doveva fare, che era scopo diagnostico, si doveva sedare la donna e entrare con uno strumentino dentro l'utero e grattare la parete per portare fuori un po' la biopsia, la famosa biopsia. Che abbiamo detto prima. Oggi con l'acquisizione della tecnologia c'è uno strumento che somiglia al laparoscopio, un sistema con telecamere operativo, endoscopico, ecco, tanto si chiama isteroscopio, si entra con questo strumento e uno va a vedere, non solo, mentre lì con il raschiamento si andava alla cieca a grattare. Quindi la parete era un po' invasiva anche come tecnica. Sempre si fa in anestesia, si fa in day hospital, si va la mattina e la sera si ritorna a casa in ospedale. E si entra con sto strumentino dentro la cavità dell'utero. A sto strumento è collegata una luce, una sorgente luminosa, allora
e si vede attraverso la telecamera, si vede in un monitor, l'operatore vede cosa c'è dentro l'utero sul monitor collegato. E allora uno va a prelevare nel punto dove c'è qualcosa, si fa la biopsia, si fa il prelievo, si fa l'esame istologico, in base a quello che si trova poi si provvede. E quindi questo è un altro elemento che consente di prevenire e quindi di cogliere e di risolvere le definitive, perché se si coglie anche qua nei primi stadi il tumore dell'endometrio, basta togliere l'utero, semplicemente un intervento come di isterectomia si chiama, consente di guarire al 99% dei casi. Se lo stadio è secondo, terzo e più avanzato, le percentuali si abbassano, però non come una volta. Io ho visto morire tante donne 40 anni fa di tumore dell'endometrio, perché venivano in fase avanzata, diabetiche, obese, con un tumore avanzato che già cominciava a invadere i tessuti vicini. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale della prevenzione. Queste cose devono essere fatte quotidianamente e coinvolgere il più possibile la popolazione. Quindi iniziare anche in famiglia, come lei ha accennato, in famiglia con i propri figli, cercare di dare queste nozioni, informarli, importanti, e di abituarli man mano a ragionare, diciamo, in questo senso. Fa parte della vita, cioè non è che noi possiamo certe cose tenerle nascoste sotto la coperta, perché poi ce li troviamo all'improvviso addosso e non sappiamo come muoverci, mentre avremmo tranquillamente tutte le soluzioni per risolvere il problema completamente. Come anche in maniera, come lei ha accennato, senza grosse difficoltà, senza grossi certo, problemi. Sicuramente, però ecco, è un continuo correre per fare questo viaggio senza traguardo, perché è un continuo trovare nuove soluzioni e la ricerca viene poi messa a disposizione della clinica e quindi di consentire la prevenzione. È una cosa fondamentale che fa parte. È un fatto di cultura pure, è un fatto di istinto di sopravvivenza, cioè se c'è la possibilità di vivere bene più a lungo, perché non cercare di rincorrere questo traguardo al massimo. A proposito di menopausa, qui abbiamo accennato, però vorrei tornare, perché insomma pare che l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva in menopausa possa essere causa di sviluppo di neoplasia. Ora non so se lei conferma o smentisce. Confermo, anche qua ci sarebbe però cerchiamo di semplificare e di sintetizzare i concetti senza entrare in troppo tecnicismi. Allora, ci sono i pericoli più importanti sono due, l'ho accennato prima. Perché sono collegati tra loro. Ho detto poc'anzi che c'è una predisposizione, c'è una familiarità, cioè che sono collegati l'endometrio, quindi l'utero, la parte interna, e la mammella. Perché anche la mammella l'utero è un organo bersaglio ormonodipendente, gli estrogeni soprattutto, gli ormoni prodotti dall'ovaio hanno i loro effetti non solo sull'utero, ma sulla mammella, ma su tutto l'organismo. Tant'è vero che la donna, quando va in menopausa, perché va in menopausa? Perché scompaiono le mestruazioni? Perché le ovaie hanno esaurito definitivamente la produzione di questi due ormoni, l'estrogeni e il progesterone. E a differenza, facciamo sempre il solito paragone banale, prendiamo un po' le batterie, no? Un tempo, tanti anni fa, le batterie erano usa e getta, una volta che si esaurivano non si potevano riutilizzare. Oggi invece telefonini o altro sono ricaricabili e quindi in teoria sono utilizzabili molto a lungo. L'ovaio è lo stesso, è come le batterie di una volta. Quando cessa la sua funzione, perché si esauriscono i follicoli, è come una pianta che non dà più frutti, è una pianta che non dà più ormoni e quindi gli organi ne risentono e ne risente il sistema, ovviamente l'apparato osseo, tutto l'organismo, i capelli, la pelle, tutto,
Quindi succede un po' il una sistema tempesta. nervoso e subentrano una serie di sintomi, di fastidi che coinvolgono tutti gli organi, il sistema nervoso, il sistema osseo, lo scheletro, l'osteoporosi, l'apparato cardiovascolare, l'umore. Mi chiedo scusa. No, no, prego. E quindi la terapia, perché è entrata in ballo la terapia ormonale sostitutiva? È entrata in ballo perché si è visto che somministrando questi farmaci, tutti questi disturbi legati alla menopausa, e si perde troppo tempo a entrare nei particolari, sono molteplici, fondamentalmente però è l'osteoporosi, il cambiamento di umore, le famose caldane, vampate di calore, sudorazioni, eccetera. Insomma, cambia la vita, tra virgolette, di una donna. E allora la medicina, per andare incontro, da un lato c'è l'aspetto, come dire, dell'umore, l'aspetto, tra virgolette, chiamiamolo, non dico voluttuario, ma magari uno potrebbe pure rinunciare, se mi fa male posso pure evitare di prendere sto farmaco, mi sacrifico, tollero, sopporto. Ma quando ci sono forme gravi di osteoporosi, ci sono delle condizioni di sofferenza, perché poi, ecco perché poi nella donna rispetto all'uomo in età avanzata aumenta notevolmente il rischio di fratture, di cadute, in particolare quella del femore o delle vertebre. Perché? Perché l'osso si indebolisce, perché gli estrogeni sono quelli che fanno assorbire, contribuiscono, oltre alla vitamina D, altri fattori, agli ormoni, alla paratiroide, altro, a rafforzare il ricambio dell'osso, di mantenerlo più compatto, le vertebre, tutte le ossa che compongono il nostro scheletro. Quando gli estrogeni invece, quando non ci sono, cessa quell'azione metabolica favorevole di rafforzamento della struttura ossea e si indebolisce, e poi basta un urto, qualche, e allora si ricorre a queste terapie. Però c'è un luogo comune, qualcuno fa associazione diretta, utilizzo di terapia ormonale sostitutiva, insorgenza del tumore della mammella o dell'endometrio. Non è così, perché intanto una donna che si sottopone a queste terapie è portata a controllarsi più frequentemente rispetto a una donna che non utilizza nessuna terapia. Secondo, c'è la predisposizione. Si è visto che potrebbe favorire un estrogeno all'insorgenza, agevolare la comparsa del tumore della mammella, però il fatto che lo evidenzi prima, perché una donna che fa questa terapia, oltre a fare questi esami, fa anche la mammografia più spesso, no? E allora si riesce a coglierlo prima. E c'è un altro dato, è tanto frequente che colpisce con la stessa incidenza anche le donne che non prendono nessun farmaco. E allora diventa un discorso di costi-benefici, non in termini economici. Cioè a dire, se la donna sta molto male, la si lascia, perché questa sintomatologia può durare anni, anche 5 anni, anche più. In alcune donne non viene percepita nemmeno, in altre donne invece in una forma tanto accentuata che la porta a rendere una qualità della vita molto, molto, molto difficile, molto sofferta, e allora deve usare il farmaco. E allora bisogna mettere sui piatti della bilancia i vantaggi e gli svantaggi, fermo restando che non è che aumenta la percentuale. Magari lo fa evidenziare. Io ho visto tante donne che chiedevano nel mio percorso, che venivano a chiedere di questa terapia. Allora, per non un caso, diversi, certo non centinaia, però diversi casi che chiedevano l'utilizzo di questa terapia. Allora, per motivi vari, ancora non l'avevano iniziata. E intanto si manifestava sto tumore, ne ero a conoscenza perché o me lo riferivano o aver sentito dire, e ti venivi il dubbio, se gli avessi prescritto la terapia ormonale sostitutiva avremmo pensato che
che è stata la terapia. La invece quella nonna non, ne parlava soltanto, ma non l'aveva mai assunta. E allora è un discorso controverso, perché intanto questo discorso si riferisce a farmaci vecchi che si usavano in America, che venivano estratti dalle urine delle cavalle, degli animali, eccetera, mentre oggi sono dei farmaci più selezionati, prodotti da chimicamente e sperimentati di più. Certo, la certezza non ci assoluta sarà mai. C'è un minimo di associazione, poi diventa una scelta, cioè l'importante è informare le donne. L'informazione deve essere condivisa, dettagliata, circostanziata, e dopodiché si prende una decisione. Se la donna si convince di questi, si convince a fare controlli più frequentemente, si convince che il rischio può essere minimo, però i benefici sono tanti, allora e nasce da questo. Non la si può imporre, ma questo vale per qualsiasi tipo di terapia, medico o chirurgica, il famoso consenso informato. E più informato e dettagliato è, e più può portare a decisioni più equilibrate, certo, e più bilanciate. Bene, siamo arrivati al termine per oggi. Io la ringrazio di essere stato mio ospite. Naturalmente la rivoglio con la promessa di parlare di gravidanza, perché certo, andremo, un argomento cercheremo che... di essere più, più pratici, nel senso più con informazioni più dettagliate su questo aspetto, perché è un altro aspetto importante. Anche qui è importante. Come anche in qui la prevenzione. In medicina e negli aspetti della vita umana, la prevenzione è la migliore terapia. Lo dicevano gli antichi, non è che noi scopriamo l'acqua calda. Esatto. Noi dobbiamo rispettarla questa regola, non scoprirla. No, rispettarla. Ha ragione, in effetti, è vero. La ringrazio ancora, e io vi rimando al prossimo appuntamento con Progetto Salute. Grazie, arrivederci.